Cari colleghi, gentile collega, buongiorno a tutti, grazie per essere presenti qui oggi a questo nuovo evento che abbiamo organizzato. E questa volta viene organizzato in collaborazione con l'Associazione Donne Geometra del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Oggi qui rappresentate dalla collega Rita Rossetti del Collegio di Lecce, responsabile della formazione dell'associazione, a cui credo sia giusto rivolgere un bel applauso. Nonché la collega Paola Allegri del Collegio di Capelli, presidente dell'Associazione Donne Geometri. E ringrazio di cuore per essere oggi presenti qui e per tutto quello che hanno fatto per l'organizzazione di questo evento. E insieme a tutta l'Associazione Nazionale Donne. Quindi credo che per me veramente è un fatto oggi ospitarvi perché credo che tra tutte le associazioni, non lo dico per un fatto di circostanza, ma perché lo sento e lo vedo materialmente tutti i giorni, di tutte le associazioni che il Consiglio Nazionale ha creato, ne sono parecchie, per la formazione, l'Associazione delle Donne Geometre, io ritengo, senza timore di essere smentito, che è l'associazione che lavora di più e lavora meglio. Quando apro il computer ogni mattina, almeno ci sono 2.000 dell'Associazione delle Donne Geometre di notizie importanti e fondamentali per la categoria. E che non vi nego, io cerco a mio modo di girare sul nostro sito e farle circolare, perché le notizie sono veramente importanti. E cosa che devo dire, le altre associazioni, ahimè, per il momento non fanno, e lo dico senza timore di essere smentito. Quindi questo è un applauso veramente che vi faccio. Il momento in cui nell'assemblea dei presidenti dello scorso, se non erro, 28 settembre, avete presentato questo seminario che oggi facciamo qui ad Avellino. E veramente sono rimasto entusiasta in quella sede, vedendo l'esposizione del dottor Fiori, che ringrazio, a cui va anche lui un grande applauso. Innanzitutto ho avuto modo di vedere dall'avviso messo sul nostro sito, cioè nel suo curriculum, quindi non sta a me qui ribadirlo e denunciarlo, ma sicuramente è un grosso prestigio avere il dottor Fiori qui, non solo, anche perché abbiamo la fortuna di avere quel patrocinio dell'Università di Trieste su questo seminario. Credo che sia un fatto comunque importante. E quindi stavo dicendo, in quella sede sono rimasto entusiasta e subito mi sono detto: devo vedere come fare per organizzare un seminario ad Avellino. Per fortuna, con la collaborazione dell'associazione, devo dire che ci siamo riusciti e ne sono veramente orgoglioso e contento di averlo fatto qui. Credo che sia pure forse il primo. Sì. E quindi già anche questo è un piccolo privato che conquistiamo, e quindi già questo è. Sabato prossimo saremo ad Asti. Quindi andiamo da A e no, però da nord, da sud a nord, per una volta iniziamo da sud e andiamo a nord. Va bene, al di là delle cose, la mia presentazione non vuole entrare nel merito del seminario, perché credo che poi dovremmo ascoltare le parole che ci dà per tutti, ma la cosa che mi ha colpito in quella sede, nell'assemblea dei presidenti, anche se più veloce come presentazione, ho capito che effettivamente questa è una nuova frontiera che si apre. Noi sappiamo che devono applicare adesso l'obbligo della certificazione energetica, l'obbligo di tante cose che ci sono, però questa forse non è obbligatoria, ma quella che dobbiamo stare attenti di più, perché molte volte noi pensiamo del nostro stare così, diciamo, senza avere tante cose, pensiamo che stare in casa e stiamo tranquilli chiusi nelle nostre pareti, pensando di lasciare fuori tutte quelle che sono l'inquinamento, tutto il resto, eccetera, e pensiamo di stare e abitare in un luogo sano.
ho scoperto che non è così, anche lì ci sono delle situazioni altaneate da approfondire e cercare di eliminare, se per vivere meglio. Credo che questo sia il fatto più importante. Alla fine devo ringraziare, oltre a tutti quanti voi, per la presenza dell'associazione, devo ringraziare il mio consiglio, che anche con gli utenti che ci sono state, devo dire, stanno collaborando tantissimo, e sono felice di essere presidente di questo consiglio, perché veramente sto vedendo la collaborazione forte di tutti i consiglieri, e qui pubblicamente voglio ringraziare ad un alunno, perché sia importante, perché tutti quanti stanno offrendo una forte collaborazione e ovviamente stanno dando un po' di quel loro tempo disponibile alla categoria, e credo che anche questo deve essere preso in considerazione e sottolineato. Devo ringraziare anche le colleghe, Angela che è consigliere, quindi già è d'obbligo ringraziata, ma anche qui abbiamo una sensibilizzazione particolare, e probabilmente poi Angela dirà meglio, stiamo creando qualche cosa anche per le provinzioni alpine. E quindi mi avvio alla conclusione per non rubare tempo, perché poi vorremmo sentire le parole della Presidente, della collega Vita e di Angela, oltre che quelle del professor Chiotti. E quindi devo ringraziare anche la segretaria, perché si ci mette tanto, con tanto lavoro e con tanto affetto. Oggi è la giornata di sabato di chiusura del collegio, e invece anche qui collabora, e oggi anche qui, nonostante giornata di chiusura, collabora con noi e ci ha permesso che realizzassimo questo seminario. Quindi ringraziamento anche a lei, ringraziamento va anche all'architetto Menucci, il nostro webmaster, e quindi colgo l'occasione per ringraziare lui, perché si cimenta tantissimo con questa bella iniziativa che è la Web TV. E saluto a questo punto anche i colleghi che ci stanno seguendo, spero che ci stiano seguendo da casa, non so quanti sono collegati, ci stanno seguendo, quindi saluto anche loro che possono essere presenti qui, ma quantomeno hanno l'opportunità di seguire questo evento in diretta oggi, ma visibile sicuramente sul nostro sito anche nei giorni futuri. E quindi devo ringraziare anche l'architetto, che veramente sta realizzando qualcosa con poche risorse, siamo riusciti a mettere in campo anche questa novità della Web TV, che veramente sta riscuotendo un grosso successo, devo dire. Mi fermo qui, pensando di non essere stato molto noioso nelle mie illustrazioni, ma era doveroso dire queste cose. Poi avremo modo, semmai a fine del seminario, di risentirci. Per il momento vi ringrazio a tutti, grazie. Passo la parola per un saluto doveroso della consigliera, diciamo, possiamo dire consigliera, Angela Restini, grazie. Salve, buongiorno a tutti. È d'obbligo, in qualità di consigliera donne della provincia di Avellino, dare il mio saluto alla Presidente qui presente, Paola Allegri, e alla collega Rossetti Vita, responsabile della formazione, e anche al professore Chiotti, che è presente in questa seduta. A tutti quanti voi che siete presenti, perché vedo una bella presenza numerosa, e soprattutto do un saluto particolare alle colleghe donne geometre, che in questo ultimo periodo di più la vita del collegio e della professione, insomma, in maniera più fattiva, più presente, insomma. E questa è una bella cosa. Anzi, voglio informarvi anche che con le colleghe donne geometra abbiamo avuto già un paio di incontri, perché c'è l'intenzione quindi di costituire anche qui a livello provinciale un comitato, una commissione donne geometra, per così dare un contributo maggiore a quella che è la professione, e un affiancamento anche al nostro consiglio direttivo, quindi dare un fattivo contributo. Credo che questo è un seminario importantissimo. Formazione, si parla sempre di formazione, infatti siamo
diciamo, è un obbligo la formazione, ma diciamo che non dobbiamo prenderla come un obbligo, dobbiamo pensare che comunque è un arricchimento sia per noi che per la professione e per tutti, insomma. Quindi non dobbiamo pensare solo al fatto che obbligatoriamente dobbiamo avere dei crediti a fine anno per poter svolgere la professione. Quindi la cosa importante è quella dell'arricchimento professionale, personale e per tutta la professione, per dare anche agli altri, ai nostri clienti, un maggiore servizio sempre più efficiente. Ecco. Quindi è importante e mi fa piacere questa vostra presenza. Do il un saluto a tutti e buon lavoro a tutti quanti. Gentilissimi colleghi, a nome dell'Associazione Nazionale Donne Geometri del Consiglio Nazionale Geometri porto i saluti del Presidente del Consiglio Nazionale Fausto Savoldi, che ci segue in ogni attività. Sentire donne geometra sembra una ghettizzazione nella categoria con un gruppo di donne. Noi non abbiamo voluto dare questo tipo di impronta alle nostre attività, e per questo motivo che abbiamo deciso di dare la presidenza onoraria della nostra associazione proprio al Presidente del Consiglio Nazionale Fausto Savoldi, che ci segue veramente da vicino e con grande passione. All'interno del nostro consiglio abbiamo anche due colleghi uomini, perché abbiamo voluto interpretare il pensiero di Paul Valéry, che sostiene: arricchiamoci delle rispettive differenze. Ogni tipo di successo, ogni tipo di progresso, ogni tipo di evoluzione va sempre portata insieme, uomini e donne. Noi all'interno di questa categoria abbiamo voluto soltanto portare quei contributi che riteniamo importanti per l'espletamento dell'attività. Da qui sono nati diversi corsi, compreso quello di abitare e vivere, e il seminario che oggi abbiamo portato qui ad Avellino è propedeutico a quel corso per la formazione continua obbligatoria. Perché nel nostro pensiero non c'è quello di dover sostenere soltanto dei corsi per prenderci dei crediti formativi, che sicuramente servono, ma veramente portare nuove radici all'interno della professione e creare sbocchi lavorativi. Chiaramente cerchiamo di andare a inventare in qualche modo, perché in questo tempo dove tutto è conosciuto occorre mettere creatività e vedere i nostri predecessori dove hanno messo le mani e continuare in quei settori, ma trovarcene dei nuovi. E questo è la materia che abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione del dottor Fiotti, che per noi è stato prestigiosissimo poter lavorare insieme a lui, perché ci ha permesso anche di avere, di affiancarci all'università, veramente uno sbocco per tutti noi. Vi innamorerete nel seminario di questa materia e sicuramente tornerete a fare questo corso, perché per noi è stato illuminante. Il dottor Fiotti, avete letto all'interno del consiglio, io per tutto quello che noi abbiamo fatto ho necessità di leggere, è un ricercatore di fama internazionale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, svolge attività didattica presso i corsi di laurea e scuole di specializzazione, è autore di diverse pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche. Ha vinto premi per l'attività di ricerca post laurea, acquisendo negli anni una rilevante esperienza nelle tecniche di laboratorio relative alla genetica e medicina molecolare. Svolge attività di revisore per il Ministero dell'Università di Ricerca Scientifica e Tecnologica ex MIUR. Ha un trascorso presso l'Università di Ohama negli Stati Uniti. Lo ringraziamo pubblicamente, penso di interpretare anche il pensiero di tutti voi, per aver accettato di dedicare la sua prestigiosa preparazione alla categoria dei geometri, permettendoci di realizzare questo nuovo progetto e unire scienza e tecnica. Ci fermeremo poi con le donne geometra, ma è giusto anticiparvi che nelle nostre attività dedichiamo spazio proprio alla figura del geometra, all'attività del geometra. I nostri associati, che hanno raggiunto 1000, sono il 60% di uomini, e questo proprio fa capire
che non rivendichiamo le quote rosa all'interno della categoria, ma vogliamo operare insieme uomini e donne, perché solo questo ci consentirà di far sopravvivere questa categoria che è attaccata quotidianamente dalle classi laureate. E anche aver spuntato questa nuova materia e essere promotori rispetto agli altri ordini professionali e alle altre categorie, la dice lunga che il geometra non ha assolutamente voglia di vedere la strada del tramonto. Vi dicevo, voglio puntualizzare che nelle nostre attività seguiamo temi di attualità, riservando opuscoli particolari ai nostri associati. L'ultimo che oggi vogliamo dare, nonostante tutto non siete associati, ma per ringraziarvi per averci permesso di venire qui, è l'ultimo che abbiamo pubblicato con il notiziario del mese di novembre, che è relativo al rogito notarile e la conformità delle planimetrie catastali. Nella pausa che il dottor Fiotti farà, perché oggi saremo insieme 3 ore, potete ritirarlo presso la segreteria oppure qui, perché c'è nessun copio per tutti. E con questo opuscolo che è a tema abbiamo anticipato e interpretato la rivoluzione catastale che con il decreto legge 78 del 2010 ha consentito di allegare, anzi ha reso obbligatorio agli atti notarili di allegare la conformità planimetrica. Questo apre nuovi sbocchi lavorativi per tutti i tecnici liberi professionisti, perché la normativa prevede che un tecnico abilitato possa attestare le conformità planimetriche. Questo, se ben è sviluppato, chiaramente porta lavoro sia dal punto di vista catastale, perché la conformità non è altro che l'introduzione di una nuova disciplina, che è proprio un'attestazione, quindi una legalizzazione del catasto, che con questa svolta va verso diventare probatorio. Noi conosciamo un catasto non probatorio, invece in questo modo chiaramente c'è un collegamento tra la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che offre la pubblicità degli atti notarili, con un grosso collegamento, un grosso innesto con il catasto. Abbiamo anche predisposto un attestato di conformità, e se voi pensate che questo lavoro sarà così ampio, il Collegio di Piacenza è stato il primo in Italia, lungimirante, a stipulare una convenzione con l'Ordine dei Notai. Il Collegio di Geometri con l'Ordine dei Notai hanno creato proprio questa convenzione, questa collaborazione, stabilendo che ogni tipo di attestazione ha un prezzo minimo di 450 euro. E se pensate che poi è l'inizio per andare ad apportare tutti i DOCFA, tutte le variazioni catastali, perché sappiamo che i DOCFA sono entrati nella nostra mentalità di recente, prima le planimetrie non erano obbligatorie presso il catasto. E vi lasceremo anche la consigliera una lettera di presentazione che potete mandare al notaio, l'attestazione di conformità, perché lo sappiamo, nel nostro mestiere occorre inventarsi e rinnovarsi, perché non vogliamo assolutamente essere gli operatori informatici, perché a questo ci stanno relegando, a spingere un tasto sui programmi, ma vogliamo sempre mettere la nostra preparazione e la nostra creatività. Mi piace pensare sempre che il geometra libero professionista è effettivamente un personaggio, una figura professionale libera di creare, ma con professionalità, e a questo noi dobbiamo restare legati, difendere la nostra autonomia, perché è l'unico sistema per imporsi in un mercato che è sempre più difficile da affrontare. Ora lascio la parola al dottor Fiotti e con le donne ci ritroveremo alla fine del seminario. Grazie. Dunque, io ringrazio tutti per la vostra presenza, ringrazio tutto il presidente dell'ordine, Gianni Allegri, e tutti coloro che hanno espresso le vostre gentili parole nei miei confronti. Ci sono un paio di riflessioni. La prima, così, il resto i ringraziamenti li faccio dopo di nuovo, ma voglio dire una cosa: che quando uno riceve l'applauso prima di parlare, di solito a fine carriera. Io tocco ferro e spero di avere ancora qualche cosa da dire nel futuro. L'altra cosa è che mi stupisce di avere
un uditorio così ricco, fatto di geometri, per sentire parlare sostanzialmente di medicina il sabato mattina, che questo è quello che avrete oggi. Mi spiace, io non so quanto avrete di professionalizzante, ma spero comunque che sia qualcosa che vi possa in qualche modo interessare. Al di là del termine che viene usato, seminario, mi sono chiesto come posso riassumervi in poche parole all'inizio quello che vi dirò. Ho immaginato che ci sono più o meno tre capitoli che dovreste portarvi a casa, e che senz'altro avrete, ma che dovremo in queste due ore, tre ore di chiacchierata, provare a mettere insieme nel contesto della vostra professione. Il primo è una prospettiva dal punto di vista fisico. Tutti voi alle superiori avete studiato fisica, quindi anch'io, nel mio piccolo. E c'è un piccolo concetto che vi sarà nel bene e nel male noto, che è quello dell'entropia. Cioè, tutti oggi noi siamo distinti, siamo persone distinte, il mondo è fatto di cose solide, liquide, di pianeti, eccetera. Se noi lasciamo andare il tempo, cioè diamo tempo al tempo, appunto, tutto questo che è diventato l'espressione di energia che è trattenuta all'interno della materia, si uniforma. Diventiamo tutti un qualcosa in cui tutto, una massa in cui si diventa tutti la stessa, la materia diventa omogenea, una grossa polvere sostanzialmente, potrei dire. L'aspetto che dobbiamo tenere presente per quanto riguarda la professione vostra e diciamo la casa in genere, l'abitazione in genere, è che non è possibile fisicamente pensare che il tempo che noi trascorriamo all'interno di un'abitazione non ci influenzi. I paesi occidentali, la popolazione dei paesi occidentali trascorre il 90% del proprio tempo all'interno di un edificio. Può essere la casa, la scuola, quello che volete, un ospedale o una biblioteca o una discoteca, quello che. Però il 90% del nostro tempo è trascorso all'interno di pareti chiuse. E se la nostra vita è fatta mediamente di 80 anni, possiamo pensare che almeno più di 70 anni della nostra vita sarà fatta all'interno del chiuso di una stanza. E non possiamo pensare che quello che sta qui vicino non influenzi in 70 anni anche quello che sono io. Noi siamo tutto sommato quello in cui viviamo, lo vediamo dopo. Quindi questo è un primo concetto. Il secondo concetto è che noi siamo mammiferi, quindi una prospettiva biologica. E in quanto tali abbiamo bisogno di un ottimo di temperatura. Per la verità tutti vi abbiamo bisogno di un ottimo di temperatura. Però noi siamo in grado, forse siamo un gradino avanti nell'evoluzione, noi siamo in grado di crearci, non dipendiamo da quello esterno. Certo è che i nostri sistemi, con andare sistemi per la produzione di calore o di dispersione di calore, sono limitati. Noi siamo nati, tra virgolette, questo lo vediamo nella terza premessa. Noi siamo nati in un paese, in una zona tropicale, come uomini, con buona pace dei creazionisti, ma noi siamo scimmie più o meno ben evolute, ma sempre scimmie siamo. Nati in una zona tropicale e non avevamo il problema di proteggerci dalla temperatura o proteggerci o disperdere la temperatura, più o meno. Ma nel momento in cui l'uomo è diventato migrante, ha cominciato a migrare, allora ci sono posti problemi da differenziare alcuni agenti. Possono essere la temperatura, poi vediamo comunque nel dettaglio. Quindi questa è la seconda prospettiva di natura esclusivamente biologica. Per funzionare bisogna stare bene. E la terza è la prospettiva storica e la prospettiva dell'evoluzione. Io ho cercato di riassumere un attimino, quindi qui facciamo un attimino parliamo un pochettino dei massimi sistemi, ma poi arriveremo a qualcosa anche di più professionalizzante, di limiti, come dicevo. Ed è che l'uomo, o perlomeno quello che
arbitrariamente, ne abbiamo detto specie uomo, nasce circa 1 milione di anni fa. E in questa diapositiva più o meno vedete qual è il, una ricostruzione di come è stata l'evoluzione dell'umanità. E la cosa più, importante è che, posso raccontare, che tutto sommato è la premessa di tutto il corso, è che noi siamo nati nomadi, noi siamo nati come erano gli scimmie, cioè eravamo dei cacciatori e raccoglitori, non eravamo dei sedentari, non eravamo gli agricoltori, gli allevatori. E come cacciatori e raccoglitori avevamo delle esigenze abbastanza limitate, cioè bastava trovare un posto che ci desse un minimo di riparo, un minimo, ma la nostra attività era quella di andare a migrare da una zona all'altra cercando cibo sostanzialmente e protezione dagli altri predatori. La sto facendo lunga perché sto cercando di enfatizzare il fatto che dal punto di vista temporale l'uomo si è evoluto come nomade. E per 1 milione di anni l'uomo è stato nomade. Il DNA e le risposte del nostro organismo sono quelle di nomadi. Se voi pensate alla necessità di camminare, ad esempio, è una raccomandazione che viene fatta, noi siamo macchine che sono fatte per camminare. E questo è nient'altro che il traslato moderno di quello che era la nostra abitudine. In molti anni, appunto centinaia di migliaia di anni, noi abbiamo colonizzato tutto il pianeta. E questo è stato fatto non con l'aereo, è stato fatto a piedi, ma non a piedi con una meta precisa, semplicemente per grosse migrazioni circolari alla ricerca di cibo ci siamo espansi in tutto il pianeta, dalla Tanzania, dove verosimilmente siamo originati, fino alla Terra del Fuoco. E questo è avvenuto in un periodo lungo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro fisico è nomade. Ma che cosa è successo? È successo che circa 20.000 anni fa sono cominciate delle... è stato posto una... c'è stato una sorta di cut-off. Si è detto, alcuni nostri progenitori hanno visto che certe zone potevano essere adatte al raccolto, e il raccolto diventava o il raccolto o la protezione era maggiore in certe zone da altri protezioni da altri predatori, e questa popolazione ha cominciato a fare questi giri sempre più stretti fino a fermarsi, e fermandosi hanno cominciato a intuire a perseguire l'agricoltura, l'allevamento. E siamo passati da quella fase che era chiamata paleolitico a quella che si chiama neolitico. Noi siamo, a parte tutta l'Europa, siamo parte del neolitico. E qui adesso dobbiamo dare un'accelerata, perché quello che non è stato fatto in 1 milione di anni, è stato fatto in 20.000 anni. Tutto quello che vedete sul pannello di destra, quindi da Stonehenge fino al computer che vi sta qui davanti, viene fatto in una parte della nostra esistenza che è infinitesimale. Noi abbiamo avuto un'accelerazione spaventosa della nostra evoluzione, un cambiamento importantissimo della nostra qualità di vita, che è successo in un periodo molto breve, quando il nostro organismo in realtà è formato in un periodo completamente diverso. Sono completamente cambiate le regole del gioco. Adesso noi non camminiamo più, adesso noi abbiamo uno stile di vita che adattiamo certo al nostro essere, ma è comunque non quello originale. La nostra alimentazione non è neanche paragonabile neanche a quella di 50 o di 100 anni fa, e questo è l'ambiente che ci troviamo a vivere. Il traslato, diciamo, professionale per i geometri è che noi siamo a contatto con delle sostanze e con delle situazioni in cui non siamo mai stati a contatto prima. Questo crea una sorta di conflitto, capite? L'evoluzione del genoma, per dire contraltare dell'ambiente, è quella di avere la caratteristica è quella di evolvere molto lentamente. È una prova di
trial and error si chiama in inglese, cioè di prova e di correzione di errore, cioè piccole mutazioni del DNA hanno creato l'uomo rispetto alla scimmia. Ma questo cambiamento è avvenuto nel giro di centinaia di migliaia di anni. Se l'ambiente era adatto si sviluppava l'uomo, se l'ambiente non era adatto l'uomo non sopravviveva e per noi avevamo le scimmie o forme di vita ancora più primitive. Quindi questo è questa è la prospettiva storica che credo debba essere, è senz'altro il cardine di tutto quello che è l'argomento di oggi. Cioè, noi siamo proiettati in una realtà diversa e dobbiamo essere consci che questa realtà non è proprio, non è detto che sia la migliore o la più adatta. Da questo appunto la cosa che ci... del corso, da cui tutti i problemi che in realtà sottendono al corso. E quindi se è vero che io ho fatto qui un piccolo paragone con un detto molto, molto famoso che è tu sei ciò che mangi, potremmo anche aggiungere che noi siamo anche ciò in cui viviamo. E dopo questa foto che ho in bordo c'è un'immagine un pochettino più cruda, che i serpenti mangiano i serpenti, ma soprattutto noi siamo, cioè quindi viviamo, cioè quello che differenzia nella nostra idea del piccolo verme è la possibilità di portare un verme da una lumaca e quello di portarsi dietro la casa. Quindi noi siamo ciò in cui viviamo, siamo identificati anche da questo. Qui ho fatto un paio di diapositive un pochettino crude, se vogliamo, ma che possono indicare anche dal nostro punto di vista, prima anche quella di un soggetto che non a casa, noi identifichiamo anche, poi trasportiamo, c'è tutto un ambito culturale per quanto riguarda l'identificazione della persona con l'ambiente in cui vive, perché abbiamo visto questo prima e immagino che tutti voi sappiate dove questo signore possa abitare. E questo è il secondo esempio. Quindi questa correlazione fra casa e persona è diventata via via più stretta nel nostro ambito culturale, ma non è detto che lo sia anche dal punto di vista biologico. E qui si comincia con un piccolo excursus storico che è che è questo, è un piccolo quiz, perché è stata una sorpresa anche per me quando l'ho trovato. Se noi immaginiamo, se io vi chiedo che cos'è che ha ucciso più persone nel corso durante l'evoluzione, nel corso della storia, fermiamoci alla storia ovviamente, e cominciamo a pensare, che so, ai terremoti, alle catastrofi, a tutte le disgrazie, alle guerre sostanzialmente, che sono quello che noi teniamo di più oggi come oggi. La sorpresa è un pochettino, la sorpresa è stata grossa quando l'ho trovato, ed è che per singola malattia, la singola causa di morte della maggiore singola causa di morte per l'umanità non nasce su un campo di battaglia, non nasce in un laboratorio, nasce in una casa. Nasce in una casa con probabilmente un tetto molto simile a questo. Una volta, qui facciamo un piccolo... Io non entro sempre così in punta di piedi nel vostro ambiente, quindi darò quello che ho trovato, che mi sembra anche abbastanza verosimile. Ho trovato che la presenza di tetti come questo, quindi tetti di paglia, erano una necessità, perché erano facili da costruire, non erano abbastanza leggeri e quindi non erano una grossa limitazione, anzi era un elemento base della costruzione di un tetto. E in alto a destra trovate un piccolo ospite di questi tetti, che è il ratto. Il ratto è stato da sempre compagno delle migrazioni umane, anzi della sedentarietà umana, perché ovviamente trovava rifugio, trovava cibo, trovava calore, semmai non aveva bisogno, ed essendo intelligente più o meno come l'uomo, perché doveva star lì a farsi tanta, a lavorare tanto? Bastava accodarsi a un ottimo gregario
e tutte le grandi città hanno un numero di ratti che vivono nelle forme che è grosso modo due o tre volte quello degli umani che ci vivono sopra, quindi voglio dire si è creato un ecoambiente che è splendido da questo punto di vista. Però vedete, insomma, difficile, non abbiamo mai sentito di ratti che uccidono gli uomini, non è vero, infatti. Questo è solo uno degli elementi. Un ratto che vive sul tetto è praticamente un nido di ratti che vivono nei tetti delle case, era una cosa tutto sommato abbastanza, cioè non so dire, non dico comune, ma abbastanza facile da trovare. E però, voglio dire, il danno, a parte qualche morso incidentale, a parte qualche spaventa, non era questo il grosso problema. Il problema è che il ratto si porta con sé un piccolo ospite, anche noi ospitiamo il ratto ospita un suo parassita, la pulce del ratto. E anche qui uno può dire, dove ci vuoi portare? Una pulce non fa male, una pulce al massimo dà un pochettino di prurito, non è questo che fa il vantaggio, cioè la maggiore diffusione o il rischio di diffusione sta nel fatto che la pulce di suo non arriva al corpo, ma è molto facile che cada dal soffitto. Allora se i ratti avevano il loro nido nel soffitto, le pulce potevano cadere. E nel momento in cui una pulce cade sull'organismo, non è che sta lì a fare, non è che si crea grossi problemi se uno. Se quel giorno ci sono da mangiare globuli rossi di umano piuttosto che globuli rossi di ratto, insomma, il ratto è onnivoro peraltro, ed è questo è un grossissimo vantaggio dal punto di vista biologico. Sto facendo l'apologia del ratto, ma dobbiamo tenere presente che questo è un elemento determinante. E anche qui la pulce non sarebbe niente di suo, non sarebbe un grossissimo problema, se non fosse che la pulce a sua volta porta un altro piccolo ospite. E questo piccolo ospite, qui lo vediamo, si deve colorare un attimino perché di suo non è abbastanza timido, insomma, qui stiamo andando in dimensioni, stiamo scendendo nelle dimensioni. E il problema è che questo piccolo ospite, nella pulce può dare un pochettino di danno, al ratto da quasi niente, ma questo piccolo ospite che vive nell'intestino, nella bocca della pulce, quando arriva all'uomo trova la sua casa, trova l'ambiente in cui crescere, proliferare invece alla grande. Siamo abbastanza sì. E faccio adesso che ho capito tutti gli elementi nella storia, avrete capito che questo microrganismo ha un nome tanto semplice, un sillabo molto semplice da denunciare, ma terribile nel suo suono, che è forza. Come? Virus batterio. Sì, ma ce ne sono tanti, ne vogliamo uno in particolare, causa singola. Non viene dalla pulce, lo stafilococco si trasmette da uomo a uomo, e questa è la peste. Oggi la peste non fa più paura, a parte che non è vero perché ci sono delle zone in cui la peste è ancora viva ed è trasmissibile, ma questa è stata la causa principale di morte per l'umanità. Nel XIII secolo ha ucciso metà della popolazione asiatica, in 100 anni ha dimezzato la popolazione asiatica. Ha ucciso un terzo della popolazione europea, ha ucciso un ottavo della popolazione africana. E il tutto era perché questo era, perché non si sapeva qual era la causa. Era, e fate conto, dopo lo riprendiamo. Lo stesso Ippocrate diceva che la peste veniva con l'aria. Non c'è difesa dall'aria, bisogna in un qualche modo respirare. E questo è stato un grossissimo elemento. Quindi capite che questa se l'uomo fosse rimasto nomade, la peste non sarebbe stata. È chiaro, vedete, ma allora chi ce lo fa fare ad evitarlo nelle case? Ve lo spiego io. Alla fine del Paleolitico, dopo un milione di anni di evoluzione, noi eravamo, si stima, sui 500.000 esemplari.
quindi eravamo niente, eravamo una minoranza. L'inizio della cosiddetta civiltà, l'inizio della fase storica, ha fatto sì che in 20.000 anni, da 500.000 siamo diventati 7-8 miliardi che siamo oggi. Quindi un vantaggio biologico enorme. È chiaro che possiamo perdere anche in una strategia globale, possiamo permetterci di perdere metà della popolazione asiatica. Siamo comunque migliaia di volte più di quello che eravamo. Quindi il vantaggio c'è, solo che questo è una cosa abbastanza... è una limitazione, è un qualcosa che oggi come oggi noi ricordiamo, e dopo abbiamo fatto vedere anche come e perché ricordiamo le peste. La cosa più carina è un correlato storico, è la democrazia della peste, potrei chiamarla, cioè la trasversalità. Era molto bipartisan, e qui vedete un'immagine di un sovrano francese, del Re Sole, che ovviamente pur vivendo a Versailles, quindi in un palazzo che poteva essere la Casa Bianca di quel tempo, beh, comunque è stato colpito dalla peste. Peraltro la storia racconta di questo sovrano che ha cominciato ad avere febbre e pensava di risolvere come la faceva di solito andando a fare una battuta di caccia. Sull'effetto della caccia sulla salute io non entro, ma fatto sta che alla sera, quando è rientrato, non stava assolutamente meglio, non poteva stare meglio visto la causa della sua malattia, e si butta a letto e resta così fino al mattino dopo. Sta male, il giorno mattino dopo ordina che tutto sia chiuso, tutte le finestre devono essere chiuse, perché fra gli altri effetti c'è anche la congiuntivite. Le peste portano con una congiuntivite, quindi un malessere alla visione della luce, e ordina che tutto sia chiuso, e così il sovrano, il Re Sole, comincia un pochettino a decadere dal punto di vista sanitario. La diagnosi la fa potete immaginare il consulto, vengono chiamati subito i medici di corte, in una stanza buia, potete dire che cosa potevano capire questi medici. La diagnosi la fa un cameriere che, cambiando ovviamente, entrando nella stanza buia, in qualche modo scosta una tenda e vede che il sovrano è coperto di lupi, e capisce qual è la patologia. Nulla avrebbero potuto neanche oggi, probabilmente, visto lo stato della malattia. La cosa paradossale ve la racconto, perché quello con cui concludo questa piccola presentazione è che anche il Re Sole è morto al buio, in sostanza, ed è morto al buio per qualcosa che veniva da una casa. E questa paura della peste è rimasta, la ricordiamo ancora per chi le recita, una delle preghiere pasquali, che dice che oltre dai tuoni, peraltro oggi è Santa Barbara, mi pare, no? Quindi patrona, oltre che dalla tempesta, dai fulmini, dalla fame, dalla guerra, liberarci dalla peste. E un'altra cosetta che... Così solo dal punto di vista culturale, poi entriamo su qualcosa di più interessante, è quella che le gondole a Venezia sono tutte nere. Sono tutte nere perché? Perché è in memoria della peste, era un segno di lutto, per cui anche oggi vedete, dopo 500 anni, siamo ancora a ricordare, questa paura ci perseguita ancora, in sostanza. E come ce ne siamo liberati? Vediamo se la presentazione è stata fatta. Esattamente. Allora, cosa facevano i medici a quel tempo? Io qui devo fare una pubblica ammenda, perché lo vedrete dopo, i medici ci hanno fatto una figura veramente pellegrina. I medici andavano vestiti in questo modo, vedete c'è una rappresentazione sulla destra, c'è la tuta, che era efficacissima effettivamente per proteggere il medico dalla peste, perché con quella tuta lì le pulci non colpivano. Una era protetta, era coperta in tutti i sensi, vedete che aveva anche il bastone, perché non doveva neanche toccare il malato.
probabilmente verificavano solo se era vivo o se era morto, quindi va lì. I malati venivano ricoverati nei lazzaretti, dove c'era una sorta di, come posso dire, di specie sacrificabile, che erano i chirurghi. I medici e chirurghi, sapete che sono diversi, no? I medici erano considerati una branca della filosofia, i chirurghi invece erano barbieri in un qualche modo piegati alle necessità. Questa, infatti la nostra non è la facoltà di medicina, è medicina e chirurgia. Questo riflette nella nostra civiltà. Andate in Nord Europa, invece medicina e basta. Perché lì questa sorta di integrazione è già avvenuta. Comunque dicevo, con questo tipo di approccio, con l'evidenza ippocratica di nessun altro, quindi un dogma sostanzialmente, che la peste venisse dall'aria, non c'era niente da fare, aspettare che passasse in qualche modo. E invece che cosa è successo? È successo che un evento ancora più negativo in realtà è stata la chiave di volta per la nostra emancipazione dalla peste. È successo che nel 1666 a Londra scoppia un grosso incendio. Ora, Londra a quei tempi è tutt'altra città di quella che vediamo oggi. Londra è fatta di case di legno, Londra è fatta di tetti di paglia, Londra è fatta di peste, anche lei, perché come tutte le città grosse ha problemi con questa malattia, e scoppia un grosso incendio. Succede che buona parte della città è devastata, distrutta. Cosa resteranno? Probabilmente le pareti sono fatte in pietra, i tetti, che sono un po' di materiale che è combustibile, vengono distrutti. Allora ci si ritrova a dover ricostruire in tempi abbastanza rapidi mezza città, i tetti di mezza città. E non è detto che ci fosse paglia per tutti. Potete solo pensare se questo avviene durante l'inverno, la paglia non c'è, quindi bisogna trovare materiale alternativo. E questo materiale alternativo è il legno. Allora, con gli assi di legno e con delle strutture un pochettino più solide, gli erati non avevano più la possibilità di trovare albergo all'interno delle case degli umani. Probabilmente hanno dovuto scendere nelle fogne o, diciamo, nelle zone esterne. Ma il problema è che si è spezzato il circolo del contagio. Perché? Perché in quel momento non c'erano più dei ratti che potevano rilasciare le pulci sugli umani. Interrotto questo circolo, Londra è diventata la prima città esente da peste. Paradossalmente, quello che si dice la crisi in realtà non è nient'altro che un'opportunità. Un grosso problema per una città come un incendio è stata in realtà la chiave di volta per un grossissimo passo per tutta l'umanità. E quindi, quando vedo queste due figure, devo dire che quello che hanno fatto i costruttori di case per la medicina è molto più di quello che hanno fatto i medici stessi. E quindi nel mio piccolo sono qui a riportare un omaggio, a rendere omaggio a chi in realtà ha dovuto fare di necessità virtù e ha così contribuito ad un grosso passo a debellare una piaga, veramente, piaga del termine anche inglese con cui si definisce peste. Quindi questo è un breve scorso storico. È tutto qui? No, metto che ce n'è ancora un altro, molto importante, che qui facevo solo per soldi capi, ed è della tubercolosi. La tubercolosi vive come piccole spore, vive all'interno dell'organismo come malattia, ma contamina gli ambienti. Potete immaginare i costi, la povertà estrema con cui potevano vivere all'inizio della rivoluzione industriale le condizioni delle popolazioni più povere. Vivevano in case che non avevano finestre, virtualmente, ricambio d'aria zero. Bastava che entrasse un soggetto malato, nel suo espettorato ci sono tutti i micobatteri, diventano spore, si depositano per terra ed è tutto un circolo. La tubercolosi non è come la peste, non è cattiva come la peste. Basta essere punti da una pulce infetta e il contagio è sicuro, 100% nel caso della peste. La tubercolosi richiede anni di contagio, cioè richiede un'esposizione molto prolungata. Cioè, nonostante, la tubercolosi è stata un grosso problema fino a
pochissimi anni fa. E anche questa è una bella casa. Anche questa, nei soggetti, cioè se noi fossimo ancora dei nomadi, probabilmente questo non avrebbe un'incidenza che senz'altro inferiore rispetto a quella che invece abbiamo sperimentato fino a che non sono stati scoperti gli antibiotici contro per la tubercolosi. E questo è il passato. Dal punto di vista, prospettico, invece da qui per il futuro, abbiamo fatto questa piccola diapositiva che in realtà riassume un attimino tutto. A che cosa ci serve una casa? Serve più o meno a quello che serve un affitto e a quello che serve una pelle, la pelle. Cioè serve a darci delle protezioni da agenti meccanici, fisici, chimici, biologici e darci una regolazione termica. La pelle ci riesce per un certo ambito, ci è servita fino a che eravamo scimmie, posso dire. Un ambito ci è servito molto probabilmente durante il Paleolitico, quindi quando eravamo migranti e dai climi africani siamo arrivati fino allo stretto di Bering, per dire all'Alaska, e poi alla fine invece per fare quest'ultimo passo della nostra civilizzazione abbiamo avuto bisogno di un'abitazione che offre tutta una serie di protezioni un pochettino più chiaramente un pochettino più importanti. Possiamo dire pelle e abito non ci difendono certo da animali, per esempio qualche volta se le portano, insomma questa è la situazione, questa è diciamo la funzione dell'abitazione. Però quello che dobbiamo considerare è che appunto qualche volta la casa è un killer. È un killer e possiamo trovarci qualcosa di può essere anche la causa di morte per alcuni di noi. Scopo del corso, scopo di questo seminario molto in piccolo è quello di riuscire ad individuare e a correggere queste anomalie. E a parte un po' di definizioni. E adesso che abbiamo chiuso il capitolo della storia, il libro di storia, facciamo un piccolo ripassino di medicina. Adesso apriamo il volume della clinica prima, della patologia medica. Allora, qui abbiamo gli edifici come sorgente di patologia. Ci siamo focalizzati sulla sindrome dell'edificio malato, anche se in realtà ce ne sono altre piccole condizioni che devono essere considerate, ma diciamo che sotto l'etichetta, sotto la semplificazione dell'edificio malato, abbiamo messo un pochettino tutto in questa presentazione. Quali sono le dimensioni? Cioè, quante sono oggi le case che possono fare, tra virgolette, male? C'è una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che edifici, ambienti lavorativi nel mondo occidentale hanno problemi di aerazione per circa il 30% dei casi, quindi una casa su tre è implementabile dal punto di vista della qualità dell'aria, che è un grosso determinante della patologia della casa malata. E dall'altra parte che ci sono dei soggetti, che ci sono un 8-10% dei soggetti che vivono questa sindrome dell'edificio malato. Quindi provate a pensare, una patologia con una diffusione del 10% è una patologia importante, è una patologia quasi sociale, potrei dire. Se andiamo nelle condizioni peggiori, adesso vi parlo del mio ambito, se consideriamo l'ipertensione è una prevalenza del 15%, è una malattia sociale, è una cosa importante, una grossa fetta delle risorse di questo paese che vanno in sanità sono ulteriormente dedicate alla prevenzione o alla prevenzione degli eventi dell'ipertensione. Quindi la sindrome dell'edificio malato è una cosa numericamente importante, poi che lo sia anche dal punto di vista della patologia, lo vedremo un po' alla volta. E voi, che nonostante l'ora e la noia che vi ho instillato, siete ancora belli svegli, vi direte cosa vuol dire sindrome intanto? Sindrome è un termine greco che vuol dire concorso, quindi è un insieme di cause che compongono un insieme di
di effetti, che vuol dire tutto e niente nello stanza. Però voi, sempre svegli, direte: c'è detto che le case sono malate, c'è detto che gli edifici, che gli umani soffrono. Che cos'è malato dei due? E la risposta che posso darvi, più banale, più ovvia e meno concludente, è che è l'unione dei due che è fatta. Cioè, ed è questo che spiega un pochettino meglio il concetto di sindrome. Sindrome è l'incontro da una causa che è potenzialmente causa di malattia con dei soggetti che sono potenzialmente proni a questa malattia. E tutto sommato il fatto che solo l'8-10% di soggetti si lamenti di una patologia non è neanche malissimo, visto il 30% di prevalenza di cellulari. Potremmo stimare che c'è una grossa fetta anche di resistenza a questa patologia. Questo è quello che rende questo tipo di approccio alla sindrome dell'edificio malato abbastanza complicato. Perché adesso, se entriamo proprio nella patologia più spicciola, uno dice: cosa vuol dire sindrome dell'edificio? Come si presenta? La casa la vediamo dopo, ma come si presenta un soggetto che a cui viene diagnosticata, diciamo, la sindrome dell'edificio malato? Anche se sindrome dell'edificio si riferisce all'edificio, ma in realtà è il soggetto, il paziente, tra virgolette, che si lamenta. E c'è qui ho fatto un'interpretazione abbastanza simile ai libri di medicina. Che sintomi ha? Abbiamo visto quanta gente viene colpita. Adesso vediamo che sintomi ha. I sintomi sono qualcosa di abbastanza aspecifico, se vogliamo. Quindi c'è una tosse, la tosse secca. Io di questo vi posso parlare, spero che in qualche modo voi possiate fare tesoro di quello che vi dico. La tosse secca è quella dei fumatori, ad esempio, quella dell'irritazione bronchiale, potrei dire. Attenzione, diciamo anche vertigini e nausea. Vertigini e nausea nascono da probabilmente stimoli visivi, quindi c'è quello che respiriamo, quello che vediamo, l'irritazione di occhi, naso e gola. E quindi l'irritazione del gola è quello che parlo con la tosse secca, l'irritazione del naso è quella che dà il prurito al naso, dagli starnuti, l'irritazione degli occhi dalla congiuntivite, e quindi abbiamo un malessere abbastanza diffuso, che diciamo colpisce più organi, anche qui. Qualche volta colpisce anche la pelle, che diventa più secca e diventa anche più rigginosa. Poi ci sono dei sintomi che sono ancora più, più tra virgolette, preoccupanti, che sono quelli della difficoltà di concentrazione o una percezione sgradevole di certi odori. Questo da dove deriva? Perché ovviamente bisogna sempre chiedersi da dove è. Questo probabilmente viene da qualcosa che respiriamo di cui non siamo, o da qualcosa che vediamo che non siamo in grado, e che non dà un danno periferico agli organi di senso, ma che arriva, riesce a penetrare con tale e tanta veemenza fino alla stanza dei bottoni, al punto in cui nell'organo che invece è quello del stato di scelta. Provate a pensare solo alla difficoltà di concentrazione. Se la mettiamo in un ambiente, se questa fosse una stanza con sindrome dell'edificio malato e voi avete difficoltà di concentrazione, o io dovessi avere difficoltà di concentrazione, tutto quello che abbiamo mosso dal vostro svegliarvi presto per farvi tutti i chilometri, eccetera, sarebbe persa. E questo rende, sopravviene ancora di più, l'importanza del posto dove viviamo. La sensibilità c'è del dolore, lo vediamo. La faticabilità e le cefalee sono appunto un altro correlato di questa sindrome, ma di una sindrome che è arrivata ancora al cervello. Ora, se noi facciamo una piccola indagine, se io chiedo chi ha la tosse secca, chi ha avuto la tosse secca stamattina, è preso che una certa quota di voi assolverebbe lì la mano. Vertigine e nausea, altre. Non è detto che tutto questo sia legato alla sindrome dell'edificio malato, ma quando vediamo che una certa persona, quando va in un certo ambiente, sviluppa un certo tipo di sintomi, allora è ragionevole. Poi è ragionevole dire cosa è ragionevole diagnosticare. Anche questo è un termine quanto mai vago. Sapete qual è il vero significato
del termine diagnosi, ve lo dico io perché probabilmente facciamo prima. Diagnosi vuol dire la situazione che è più facile che sia vera. Che, capite, non è la certezza, è la situazione che è più facile. Quindi anche questo è un termine che resta comunque vago. Per cui noi dobbiamo prendere in mano questi elementi di incertezza assoluta e cominciare a dire è probabile che questo soggetto, che questa sia il sinonimo di un'unica sonora. Come si fa? Si può fare, tra virgolette, questa diagnosi portando fuori questo soggetto, portandolo in un altro ambiente diverso e vedendo che questi sintomi scompaiono e avveniscono. Praticamente all'uscita di certe costruzioni il mal di testa passa, la tosse passa, l'irritazione passa, il mal di occhi passa. Uno si sente meglio, si sente più concentrato. Riesce a concentrarsi meglio, passa tutta la faticabilità. Questo è un principio che vale per molte situazioni della medicina. E qui direi, vi ho detto un attimino quello che succede al soggetto. Quindi uno si può dire, a noi che cosa cambia? A voi potrebbe cambiare, perché voi potrete sempre che vedere a che fare, dovreste, almeno nell'ambito professionale, avere a che fare con alcuni vostri, con la committenza. E quindi la committenza può avere dei problemi, può avere delle necessità. Adesso le vediamo un attimino un po' nel dettaglio. Visto l'aspetto, fra virgolette, medico, veniamo un attimino all'ambiente, al vostro aspetto più professionale. Che cos'è che fa la sindrome dell'edificio malato? Sono 5-6 punti, ne considererei 5 perché il sesto è un pochettino più, forse chiaramente non dipende direttamente dai geometri, ma direi che cominciamo direi con la qualità dell'aria. La qualità dell'aria la fa da padrone in sostanza nella determinazione della sindrome dell'edificio malato. Perché? Perché il tramite tra l'edificio e l'uomo. La cosa di cui non si può fare a meno è quella di respirare in una costruzione, quindi l'aria entra. Tocca, ci sfiora, e quindi costituisce un importante determinante della salute e della patologia della casa. Qui c'è una sulla qualità dell'aria, poi ovviamente ci sono tanti piccoli sottogruppi di elementi che devono essere considerati. Il primo è un acronimo che l'ho lasciato in inglese, ma in italiano sarebbe composti organici volatili, che sono sostanzialmente dei composti, appunto, che per la loro volatilità vengono respirati dall'organismo, vengono a contatto con la pelle. Poi il secondo sono gli idrocarburi policiclici aromatici. Per darvi un'idea degli idrocarburi policiclici aromatici, a me viene in mente qualcosa che ricorderete dal punto di vista olfattivo, che è la naftalina. La naftalina è uno di questi. Ed è comunque un qualcosa che insiste nell'ambiente. Poi abbiamo batteri, virus, muffa, pollini, allergeni, che sono espressioni di vita che vive al solito all'interno del nostro ambiente. Solo dal punto di vista, mi piace fare questa piccola pausa per dirvi questo. Il nostro sistema immunitario, fino a che noi eravamo in giro per il mondo, aveva pochissimi contatti, cioè aveva pochissimo bisogno di stimolo, perché l'uomo viveva in piccole comunità, non aveva contatti con animali, o aveva dei contatti solo sporadici con animali. Voi dovete pensare che l'uomo non era allevatore, l'uomo era cacciatore, era coltore, quindi l'animale lo trovava, lo uccideva, verosimilmente era un animale sano, e lo mangiava. Non c'era la possibilità che, non c'è mai stata la possibilità che gli animali si vivessero fra di loro, costretti negli allevamenti. Questo è qualcosa di abbastanza recente. Le patologie del paleolitico, quindi dei migratori, sono quelle che noi oggi abbiamo, le malattie esantematiche, cioè il morbillo, la rosolia, tutte queste cosette che dal punto di vista immunologico noi ce le risolviamo abbastanza facilmente. Le contraiamo da bambini, ci vacciniamo, non ci vacciniamo, sono dettagli, le superiamo con grande facilità.
tutto quello che accade dopo, dopo l'infanzia è un qualcosa che è derivato da, come è una patologia del neolitico, una patologia che nella stragrande maggioranza dei casi è un serbatoio animale. L'influenza è una di queste, l'influenza è un serbatoio animale e l'influenza è un altro del killer. E tutto quello che noi oggi vediamo come, come patologia infettiva è preso dagli animali. Posso estremizzarla fino all'AIDS. E quindi questo maggiore contatto con forme di vita strane è stato un grossissimo stimolo per il sistema immunitario. E comunque non ci portiamo nelle case una carica di microrganismi che sono nuovi, tra virgolette, per il nostro DNA, per il nostro sistema immunitario. Polimialergeni può essere un aspetto abbastanza correlato. Altra cosa sono il radon, non fa parte della sindrome dell'esufficio malato, perché se a rigore uno di voi può dire non ho mai sentito che il radon provochi tossirritazione, il radon è un killer assolutamente silenzioso. O pesticidi o polveri, ma l'abbiamo incluso perché è comunque una problematica importante per chi costruisce. La luce, la qualità della luce, la possibilità di modularla, il controllo della temperatura, la qualità ambientale e l'ergonomia, questi sono termini che sono forse più familiari a voi, l'accessibilità all'ambiente naturale. Qui lo dico subito perché poi non credo che ci sia stata positiva. Per quanto riguarda l'accesso all'ambiente naturale, dobbiamo dire anche che c'è stata nel metà del secolo scorso, due secoli fa, quindi nel metà del 1800, ci sono stati anche degli architetti, filosofi, quello che volete, che dicevano che siccome noi ci veniamo dall'ambiente, tutto quello che dell'ambiente, quello che vediamo nell'ambiente influenza il nostro modo di pensare. E quello che è più naturale è vivere in quello che ci fa pensare nel modo più naturale, agire nel modo più naturale è un ambiente naturale. Ora, in natura, vi posso dire, le linee rette ad esempio non esistono. Può esserci l'orizzonte, non è che l'orizzonte è perfettamente rettilineo. Quello in cui viviamo qui è un ambiente fatto di linee rette. Il modo di pensare di questo che era una che si chiamava Unterwasser era che tutto doveva essere era una linea curva, che non dovessero esserci delle linee che, o delle strutture che non erano presenti in natura. Se voi andate a Vienna, una parte del quartiere di Vienna, diciamo, ormai sono solo poche costruzioni, erano fatte con questo stile, quindi trovate tutti gli scalini che sono tutti curvi, tutto assolutamente irregolare. Questa era la linea di pensiero, quindi che questo possa avere un correlato che possa essere vero, che il modo di vedere influenza il modo di pensare e di vivere, non è ancora stato provato. Però diciamo, ve la lascio come modo di intendere, come stimolo alla vostra curiosità, a dire quante cose in realtà li stiamo accettando, ma non sono propriamente il nostro modo di... non fanno parte del nostro programma. E poi vabbè, ci sono i trasporti, l'utilizzo del territorio circostante, ma questo è... Allora, il primo elemento è quello dell'aria. La cosa che dico, si intuisce, ma che va bene, viene anche dietro se vede con chiarezza, è che la concentrazione di elementi dell'aria può cambiare anche tipo la zona di 100 volte, nella stessa casa. E le attività che la producono sono non tanto lo spolverare, quanto particolarmente il cucinare, il fumare, pulire, stirare, piegare indumenti e bruciare candele e incensi. Noi abbiamo ritrovato questa abitudine nelle case di bruciare qualcosa di naturale, che sembra la cosa più sana e salutare in questo mondo. Non è proprio così, ecco. Bisogna tenerlo presente, e bisogna tenerlo presente, per voi è importante, quando voi avete una committenza che è sensibilizzata a questo, e vedremo poi quanto
quanto le polveri influenzano la qualità della vita, dovete essere in grado di suggerire almeno quali sono gli ambienti in cui fare certe attività e ambienti in cui non fare certe attività. Quali possono essere la cartina di tornasole? Di solito sono i pazienti allergici o gli asmatici. Questi sono i soggetti su cui maggiormente ci si deve incentrare. E quando dico che la concentrazione può variare 100 volte, capite che è impossibile dire, cioè diventa inutile dire il livello di concentrazione di certi elementi non deve superare un certo valore, perché può essere mantenuto solo per una certa parte del tempo. Quindi siamo un pochettino, abbiamo delle difficoltà a stabilire quali sono i limiti e le strategie poi anche per me. Quindi siamo all'aria. Vediamo un attimino la strategia generale è questa, che il riscaldamento e il cambio d'aria dovrebbero avere due linee separate e che quando questo viene effettuato, si hanno dei vantaggi che diventano vantaggi di salute. Quindi la riduzione delle malattie respiratorie, non vuol dire che uno da allergico non diventa, da asmatico non è più asmatico, ma riduce di 10-20% l'incidenza, la prevalenza, la necessità di assumere farmaci, ad esempio, o di ricorrere ad un pronto soccorso. Non è una cosa da poco, dal punto di vista per chi ci vive. E questo è importante dal vostro punto di vista, perché aumenta senz'altro la qualità del vostro lavoro. Forse tutto questo corso nasce proprio per questo, per aumentare la qualità del vostro lavoro. Ma se anche ci estrapoliamo un attimino il discorso sanitario e ci riteniamo esclusivamente a quello della produttività, ci sono degli studi che dicono che la produttività individuale varia dallo 0,5 all'11%. Certo, 0,5 sarà quello dei soggetti normali, l'11% probabilmente sarà quello dei soggetti asmatici o allergici. Proviamo a pensare valore medio del 5%. Vuol dire che, solo dal punto di vista economico o della produttività, vuol dire è come se invece che avere 19 dipendenti noi siamo un ventesimo. In questo ventesimo è dato dalla qualità dell'aria, perché aumenta la produttività, aumenta la soddisfazione, aumenta la capacità anche di lavorare, di stare bene nell'ambiente in cui si va. E questa è la cosa. Qui sono stato un po' in dubbio, adesso che analizziamo l'aria, se presentarvi questo dato. È un dato pubblicato, tutto sommato abbastanza recentemente, che uno studio danese, in cui hanno detto la qualità dell'aria può non essere modificabile, ma come cambia la percezione del soggetto? Il soggetto come la percepisce? Ci sono dei fattori che la possono influenzare. Questo studio, abbastanza laborioso da un lato, ma geniale dall'altro, ha fatto sì che, era scritto in questo modo, c'era una stanza con dei soggetti che venivano fatti entrare e veniva chiesta una classificazione del tipo di odore che sentivano. Questa classificazione non era fatta in cieco completo, ma era fatta con dei suggerimenti, cioè dicevano tu annusa, entra e annusa e guarda un attimino che questa superficie, che può essere stato un pavimento, che può essere stata una parete, che può essere stato un altro tipo di pavimento, è fatta in un certo modo. Quindi la questione era, se tu sei informato di quello che vedi, dell'ambiente in cui sei, come giudichi l'aria? Cioè l'informazione ha un ruolo nel giudizio. E qui hanno fatto un lavoretto abbastanza particolare, quindi c'era l'aria con due tipi di pavimentazione, una era linoleum oppure era un parquet di legno di faccio, che linoleum era
dato come organico, oppure un pavimento di vinile, oppure la cera che era fatto, io guardo il primo e il terzo, quindi l'aria, quello che comincia con l'inorme e quello che comincia con cera, questo tipo di cera veniva detto se era sintetico o se era organico. E il risultato, qui la faccio breve, il testo dell'etichetta, va bene, lo vedete sulla destra, non è un problema, qual era il risultato? Era questo, che un soggetto che sapesse e fosse conscio del fatto di quello che stava annusando era più prono, più disponibile ad accettare quell'odore. Cioè lo stesso odore senza nessuna informazione veniva percepito più volte come molto forte e inaccettabile. Quando un soggetto viene in qualche modo informato e diceva guarda che questo è un odore di tipo organico, è una cera di tipo organico, oppure questo è un prodotto di tipo organico o inorganico, anche l'informazione aiutava a rendere più accettabile l'odore e anche più leggero. Che applicazione possiamo dare a questo? Non c'è stata, gli autori del lavoro non lo dicono chiaramente, però il suggerimento che nasce, io qui ve lo porgo perché è qualcosa di molto mio, è che se io rendo un ambiente anche fenotipicamente, cioè all'apparenza più normale, più naturale, allora i soggetti saranno un pochettino più disponibili a riconoscerlo come un ambiente amico, tra virgolette. Quindi, se io una parete o un pavimento posso averlo in minore o in classico, posso averlo in legno, l'odore che percepisco è accettato più facilmente se è legno, se capisco che viene dal legno. Quindi è una nostra accettazione, è un aspetto assolutamente psicologico e non assolutamente tecnico. Quindi questo è un suggerimento che vi posso dare, che viene da un lavoro che singolo ancora non è stato, non ha avuto delle conoscenze. Quindi prendetelo però come un suggerimento abbastanza importante, dovendo scegliere qualcosa che assomiglia ad un ambiente naturale. Questa è una prova abbastanza importante, vedete com'è. Senza informazione, basta che vi abbia la linea tratteggiata, senza informazione l'odore viene ad essere molto forte e appena accettabile, diventa chiaramente accettabile e molto più moderato quando viene fornita l'informazione. E l'informazione non è per l'esame, lì per l'esperimento, era scritta, ma di fatto uno può anche benissimo averla significativamente, semplicemente dal punto di vista visivo. Qui facciamo un piccolo passo, diciamo qualcosina, su principale componente, diciamo, della qualità dell'aria quando guardi i DOC. Allora, questa molecola che vedete sulla destra, che quando l'ho vista la prima volta, vedo adesso, questa qua è nient'altro che una molecola d'acqua con un atomo di carbonio al centro. È nota uno dei più grossi, più importanti componenti della nostra aria. Io, se qualcuno lo dice subito, qualche molecola è, va bene, se non lo dico io, diciamo, è la formaldeide. Formaldeide, per la sua semplicità e per la sua struttura, è un composto che viene utilizzato in chimica, nella chimica, perché è un agente che facilita la polimerizzazione. Perché la sua struttura orienta le molecole, quindi orienta molecole che devono reagire in una certa direzione, in un certo senso, e la formaldeide è, quando non è lei stessa polimerizzata, è componente di tutti di quasi tutto quello che abbiamo in casa, qualcosa c'è sempre di formaldeide. Potrei dirvi l'odore, quello che voi percepite come odore di nuovo, che potete sentire nelle case nuove, in un'auto, in un mobile, pezzo di tecnologia che ha della plastica, è in realtà in parte almeno dovuto al formaldeide. Che cosa posso dirvi della formaldeide? Che di suo dà un minimo di irritazione,
su poi componenti lo vediamo dopo. Sulla può dare irritazione, ma finché ci si ferma all'irritazione siamo tranquilli. Il problema è che con l'andare del tempo è una gente cancerogena. Quindi ci sono dei limiti, non è, a differenza delle polveri o dei fumi, non è qualcosa che varia di tanto, è qualcosa che quando io lo metto in casa so che la forma debole c'è e ci vuole un pochettino di tempo per smaltirla. Oltretutto, e qui entriamo nell'ambito del primo principio, quello dell'entropia, il rilascio di formaldeide aumenta di 5 o 10 volte per intervalli di temperatura abbastanza limitati. Posso dirvi dai 15 ai 25 gradi, che può essere la differenza tra estate e inverno, oppure potete mettere da 20 a 30 gradi, sempre in una casa di differenza tra estate e inverno, la emissione di formaldeide aumenta di 5-10 volte. Quindi sappiate che se dovete neutralizzare in qualche modo l'odore di formaldeide di nuovo, è meglio che teniate la temperatura più bassa possibile. Questa è una cosa intuitiva, ma non è... andava concludere. E ricordate che la formaldeide, dovunque ci sia, cioè io non posso pensare, io sono circondato in questo momento da formaldeide, come siete voi in sostanza. Solo che con l'andare del tempo, la quota di formaldeide che resta come monomero all'interno degli aggregati, dei polimerizzati, si riduce perché ovviamente viene persa. Dove va? Va nell'aria che respiriamo, quindi ci viene. Quindi no, è nostra sostanzialmente. Qui c'è uno studio abbastanza importante e io direi lo vediamo, dopodiché siamo giunti, credo, al tempo per la pausa. E torniamo un attimino ai nostri soggetti che hanno la sindrome di Fitch Malanga. In che cosa differenza? Chi sono i soggetti? Quando voi vi trovate un cliente, voi potete dire questo è uno che può avere la sindrome del fitto malato, può non averla, e questa è una piccola tabella che dice chi sono. Questi sono soggetti giapponesi, ma c'è uno studio europeo svedese che ricalca gli stessi dati. Questi sono in un qualche modo un po' più chiari, perché vi ricordo questo. Voi avete nella prima colonna SBS, è l'acronimo inglese, Sick-Building Syndrome, e l'altro è soggetti che non hanno la Sick-Building Syndrome. Vedete che il rapporto è grosso modo 1 a 6, però questo non è ovviamente. Sono prevalentemente sono donne, sono più donne dal punto di vista statistico, questo è supportato, quindi sono significativamente più rappresentate le donne, sono significativamente più anziane, non c'è una maggiore quota di fumatori, ma sicuramente c'è chi ha la sindrome dell'edificio malato è un soggetto che è esposto al fumo passivo. Vedete quanto poi aumenta il tobacco smoking, vedete tra il 1% contro il 29%, non è tanto, ma quanto basta per dire questo è il fumo passivo. Vi risparmio la colonna sulla destra che indica la significatività, cioè quanto questa associazione è statisticamente significativa. E questo è questo è un aspetto, tra virgolette, tecnico che vi risparmio, anche perché sia l'ora sia l'attenzione non... fidatevi, quando vedete un numero inferiore a 0,05 sulla colonna di destra vuol dire che l'associazione è statisticamente significativa. Cioè se noi guardiamo alle ultime due righe, cioè la crescita di MUFA, Montreal and Allergic Disease, vediamo che c'è una bella differenza, c'è un 14% in più di soggetti con la Sick-Building Syndrome che vivono in case in cui cresce la MUFA, in cui hanno visto la MUFA. E c'è una differenza di 2,5 volte in chi? Nei soggetti che avevano già preventivamente una malattia allergica. Posso dirvi intuibile, ma che necessita comunque di essere parlato, dato questo che necessita di essere parlato. Qui, per i fanatici della chimica organica, c'è una palestra, sostanzialmente. Quelle case, di quei 1.400 soggetti che avevano
che erano state esaminate in questo studio sono state analizzate per i componenti dell'aria, per credo un centinaio circa di composti. Ora, qui lo faccio breve perché non è il caso di andare oltre, ma la cosa che dovete ritenere è questa, qui tutta una serie di tabelle, che sia quando noi ci riferiamo a sintomi che colpiscono gli occhi, quindi l'irritazione congiuntivale, sia quando ci riferiamo a sintomi che colpiscono diciamo un po' tutta la nostra, un po' tutto l'organismo, quindi la faticabilità, la sonnolenza, la capacità di concentrazione, eccetera. Sia quando parliamo anche esclusivamente di naso, la formaldeide è il composto della formaldeide, quello che con maggiore frequenza viene associato alla sindrome dell'orifizio malato. Chiaro che è in buona compagnia, però diciamo che questo è l'elemento che costituisce la maggiore quota di patologia. Tanto che questa è una elaborazione statistica abbastanza complicata da raccontarvi, però diciamo che i soggetti, cioè le case che hanno una concentrazione elevata di formaldeide sono quelle che poi comportano il maggior rischio di... Questa è una dimostrazione, forse la prima dimostrazione, che la formaldeide è un elemento di rischio per quanto riguarda la sindrome dell'orifizio malato. Io credo che questa sia... Sì, ecco, io direi che per l'ora possiamo fermarci qui per un attimo, facciamo 5-10 minuti di pausa e dopo vengono le cose più carine. Da qui in avanti è più...